Sono Edgar Allan Poe. Sono qui per afferrare l'atmosfera di una mia storia, ritrovare le tracce di un'esperienza perduta, i fili di un racconto, le figure. Sono qui in terra straniera, che era pure l'origine di tanti miei incubi e sogni profondi. Io sono un carattere instabile, però credo nella lucidità e nella ragione. Rifiuto l'intuito e l'istinto in un'opera d'arte. Un lavoro artistico scaturisce sempre dalla pura intelligenza. Penso che bisogna avventurarsi nei labirinti dell'immaginario e lasciare i luoghi comuni della semplice fantasia. Le tracce che inseguo sono quelle di un conflitto di tanti anni fa che mi fa vagare per questo territorio. Signore, degli Appennini. Signore, venga. Ho dovuto sforzare l'ingresso e sono riuscito ad aprire. Ho pensato che nelle sue condizioni non poteva passare la notte qui, all'aperto. Essere stato abbandonato da poco. Sì, anche all'improvviso. Cerchiamone tante su. Signore, ho trovato degli abiti, è meglio cambiare. Thank you.
Chiudo le tende, per favore. E metti a posto i vestiti. Mi occorre ancora qualcosa? Il candelabro lo puoi mettere. Tutto a posto. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Oval portrait, ritratto ovale. Lei era una fanciulla di rara bellezza e quanto amabile tanto giuliva. Era fatta di luce e di sorriso ed era festosa come un piccolo cerbiato. Maledetta fu l'ora in cui conobbe il pittore e si innamorò e lo sposò. Lui, un uomo appassionato, studioso, austero, aveva già una sposa nella sua arte. Lei era una fanciulla di rara bellezza. E quanto amabile, tanto giuliva.
Che fai là? Vieni. Te ne stai sempre qui, nel tuo studio, fra i tuoi pennelli, i tuoi colori, le tue tele. Odio tutto questo. Odio la pittura, l'arte e tutti questi arnesi che ti tengono lontano da me, tutto il giorno ed anche la notte. Puoi farmi un favore? Sì, certamente. Vorresti posare per me? Voglio farti un ritratto. Ho dipinto tante donne. Non è giusto che manchi proprio tu. Pittore era un uomo appassionato e strano, d'animo trasognato che si perdeva in fantastiche righe, tanto che non sapeva vedere come la luce che cadeva così lugubre dentro quella torre solitaria consumava la salute e le forze spirituali della sua sposa, la quale per settimane e settimane sedette docilmente nell'alta camera tetra della torre. Ci vuole una tela più piccola. Sei troppo in basso. Dovresti stare così, in piedi. Sei stanca? No, ma che dici? Non preoccuparti. Scusami.
posto, vado. Sei contento? Mi fai vedere? No. Dopo. Quando è finito? Guarda come le somiglia, tesoro. È proprio uguale. Sta zitta. Ma non vedi come l'amo, povera cara? Come stai, cara? Come sei pallida. Come sei pallida? Dovresti riposare di più. È davvero impressionante come ti somiglia. È davvero impressionante.
Nessuno entra più qui finché il quadro non sarà finito. Puoi stare seduto. Devi solo ritoccare gli occhi e le labbra. Creato la vita. Non è verità e non è bellezza, ma vita. Un'immagine non può essere che vita. Deve esserlo. Ad ogni costo. Che fai lì? Thank you.
signore?